Il gesto dell'opinionista del Grande Fratello Beatrice Luzzi ha diviso il web. Ma vediamo qui di seguito che cos'è successo. Che Beatrice Luzzi, come concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello, abbia diviso il web e abbia fatto molto parlare di sé, è ormai chiaro a tutti. Ma anche adesso, in qualità di opinionista, le cose non sono cambiate. L'attrice di Vivere, infatti, non perde occasione per lasciare il segno, nel bene o nel male. Nei giorni scorsi, ad esempio, ha fatto molto discutere il suo intervento, commento sull'atteggiamento, comportamento giocoso e provocatorio assunto da Shai Lagatta nei confronti di alcuni ragazzi della casa, Lorenzo Spolverato e Javier Martinet. Un commento, il suo, che è stato ampiamente criticato, persino a Pomeriggio 5 dalle ospiti di puntata Vladimir Luxuria e Stefania Orlando. Beatrice, dal canto suo, nel corso della puntata di giovedì scorso, è tornata sull'argomento, tenendoci a fare chiarezza sulle sue parole. Grande Fratello, Beatrice criticata per il suo gesto, ma non solo. Sempre nel corso della puntata di giovedì sera, sul finire della diretta, la Luzzi ci ha tenuto a fare un saluto alla sua ex suocera molto malata. Io approfitto di questo momento per salutare la mia ex suocera perché ci sta salutando un po' a tutti. Nelle prossime ore se ne andrà e non potendo essere lì per darle l'ultimo saluto lo faccio da qui. Ciao Laura, le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta, dividendo, anche questa volta, il web. C'è chi non ha trovato nulla di male e di strano nel suo gesto. Sarà che io sono strana, ma non ci ho visto nulla di male qui in quello che ha fatto e detto Beatrice. Secondo me dovreste smettere di giudicare come le persone vivono le perdite. Il fatto che le rivolga un pensiero in diretta non fa di lei una che se ne frega. E chi invece l'ha ampiamente criticata ritenendolo di cattivo gusto? Voglio sperare di aver capito male perché è surreale. Ditemi che ho capito male e che Beatrice non ha salutato al Grande Fratello la ex suocera che sta morendo? Vi prego. Anche l'azienda funebre Taffo, dal suo account Twitter, ha espresso il suo parere nei confronti del gesto di Beatrice Luzzi, ritenendolo eccessivo. Neanche noi arriviamo a tanto.